Innanzitutto io voglio chiedere scusa alla famiglia Cucchi e agli agenti della polizia penitenziaria imputati al primo processo. Per me questi anni sono stati un muro insormontabile. Così al processo Cucchi bis in corte di Assise, a Roma, è iniziata la deposizione del carabiniere Francesco Tedesco, il super testimone che ha rivelato a 9 anni di distanza che il geometra 31enne venne pestato da 2 suoi colleghi, imputati come lui di omicidio preterintenzionale. La notte dell'arresto, il 15 ottobre del 2009, nella caserma della compagnia Casilina, Stefano Cucchi fu colpito dai carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Mentre uscivano dalla sala, Di Bernardo si voltò e colpì Cucchi con uno schiaffo violento in pieno volto. Poi lo spinse ed Alessandro diede a Cucchi un forte calcio con la punta del piede all'altezza dell'ano. Nel frattempo ha aggiunto Tedesco: io mi ero alzato e avevo detto, basta, finitela, che cazzo fate, non vi permettete. Ma Di Bernardo proseguì nell'azione spingendo con violenza Cucchi e provocandone una caduta in terra sul bacino, poi sbatté anche la testa. Io sentii un rumore della testa che batteva. Quindi D'Alessandro gli diede un calcio in faccia, a quel punto mi alzai, e li allontanai da Cucchi. Non era facile denunciare i miei colleghi. Il primo a cui ho raccontato quanto è successo è stato il mio avvocato. In 10 anni della mia vita non lo avevo ancora raccontato a nessuno, ha detto in aula Tedesco, che ha accusato gli altri 2 militari di aver picchiato Stefano Cucchi, arrestato per possesso di droga e deceduto 1 settimana dopo. Poi, quando arrivammo alla caserma Appia, in ufficio il verbale era già pronto e il maresciallo Mandolini mi disse di firmarlo. Cucchi non volle firmare i verbali, ha raccontato ancora. Mentre stavamo in auto per rientrare alla caserma Appia, Cucchi era silenzioso, si era messo il cappuccio, e non diceva una parola, chiedeva il Rivotril, ha aggiunto. Tu devi seguire la linea dell'arma se vuoi continuare a fare il carabiniere, mi disse Mandolini quando, dopo la morte di Cucchi, gli chiesi come dovevamo comportarci se chiamati a testimoniare, ha proseguito il superteste. Ho percepito una minaccia nelle sue parole, ha aggiunto. Punto. Durante la lettura del provvedimento emanato dopo la richiesta di acquisizione di alcuni atti, il presidente della Corte, Vincenzo Gaetano Capozza, ha detto che non bisognerebbe mai dimenticare che qui si sta celebrando un processo a 5 appartenenti all'Arma dei Carabinieri, e non all'Arma dei Carabinieri.